la storia Cappuccetto Rosso 10 anni dopo. In una piccola casettina in mezzo al bosco viveva con la mamma una bambina chiamata Cappuccetto Rosso. Si chiamava così perché la mamma restava cucendo, la vecchia mamma, restava cucendo un vestitino tutto rosso, appunto perché doveva portarlo per attraversare il bosco e andare a trovare la vecchia nonna. Via. Margherita! Arrivo! La mamma chiamò Margherita. Margherita doveva indossare. Doveva indossare questo vestitino rosso cucito apposta per attraversare il bosco e andare a portare dei generi di conforto alla nonna. Che carino, va bene. Cucito rosso, ho preparato per te questo conforto, no? Da portare alla nonna. Cappuccinata. Ho preparato questo genere di conforto. Accetta. Da portare alla nonna. Aspetta che non ci vedo niente. Con dentro dal vino, il caffè e il pane. Però non portare dal bosco perché c'è un po' cattivo. Ecco, c'è un po' cattivo. Sì, mammina, non preoccuparti. Dove l'ho messo dal bosco e non te l'ho detto a nessuno. Il bosco. Intanto il lupo stava in agguato, pronto a saltare addosso alla povera Cappuccetto Rosso. Oh, ma si sta facendo buio. Sarà meglio fare la scorciatoia. La Cappuccetto Rosso. Bella bambina, dove vai? Guarda là. Ma portati questo cesto di nove lucette, che quanto è barata! E dove si trova? Ah, facciamo una gara! E dico, dove si trova? Uno per via. Dove si trova? Nel cassetto in fondo al bosco. Il lupo intanto raggiunge la casetta della nonna e la sbrana. Il lupo si è sostituito al posto della nonna ed è a letto e fa finta di essere la nonna. Tira la mancetta! Ma non dici chi è che tira la mancetta? Chi è? Sono la Cappuccetto Rosso, la tua nipota, nipotina. Tira la mancetta! Quale? Quella che c'è lì sulla porta. E vai, no? E il cestino? Aspetta. Ciao mamma! Ciao nipotina. Che bocche, che orecchie lunghe che hai. Per sentirti meglio. Che braccia lunghe. No, che hai. È per toccare meglio. Che naso grande che hai. Per annusare di meglio. Che occhi lunghi che hai. Per vedere più lungo. Che bocca grande che hai. Che devi vedere il cazzo. Dai, io. Per mangiarti meglio! Boh, non ho mangiato adesso. Ma che vado a prendere la caffè. E io sono un cacciatore così. Intanto arriva il cacciatore, va dentro la camera della nonna e uccide il lupo cattivo. Lo sgozza. Lo sgozzo. E dalla gola escono il cappuccetto. Escono il cappuccetto rosso e... la nonna. E tutti vissero felici e contenti. Ehi, pure la nonna. Molto buona.